capito che commentando le immagini che vedevi scorrere sotto i tuoi occhi, tu hai detto a Jessica: vergognati, perché? Beh, perché comunque tutto questo purtroppo è tutto iniziato da Jessica e è ovvio che io non sia contenta di questo perché è mia sorella e quindi non sono felice di tutta questa situazione, sarebbe una follia. Dai raga, ma anche vergognati, cioè. Ma quello che è successo è semplicemente che lei... Capisco tutto che lei comunque ha avuto questo momento che si sente più sicura di se stessa e sono felicissima perché sono la prima che io l'ho sempre detto, l'ho sempre spronata comunque ad essere magari più sicura di se stessa, a sentirsi più bella. È ovvio che non è che sono cose che accadono in due secondi, però sono la prima insieme a mia sorella, comunque la mia famiglia, che siamo le persone che l'amano di più al mondo, però... che l'abbiamo sempre spronata a... perché volevamo che lei fosse felice di se stessa. Gaia, però... questo tweet è un tweet che ho fatto io, Giulia, l'altra puntata, l'ho visto. Che ho scritto che è un buco. Qua dentro, perché comunque il programma sta per finire, nel bene o nel male, purtroppo... Cioè ti manca quella figura protettiva che è sempre stata Jessica nella tua vita. Cioè, la mamma, già non comunque posso dire un'altra cosa? Aiuta Lulu. Sì. Ma aspetta, in più tu critichi tua sorella perché per una volta parla della sua storia, lei Lulu da quando è entrata dice: voi non sapete la mia storia, voi non sapete la mia storia, e poi le discussioni erano: io il mio naso non mi piace, questo profilo, ti ricordi della radio che parlava del suo naso? Sì, questo sì. Quindi sì, però i suoi complessi erano tutti estetici, e allora come tu puoi avere dei complessi, anche tua sorella li può avere, cioè non giudicarla, lei non ti giudica. Si riferiva nello spazio quel vergognati a che cosa si riferiva? Per delle frasi che ha detto comunque nel confessionale, o ha detto a Manila, adesso non me lo ricordo neanche, però il momento in cui lei era in piscina con Manila, ecco, a proposito di queste frasi, una frase mi è rimasta impressa, Jessica, lo chiedo a te. Tu hai detto: Lulu non guarda in faccia a nessuno, ma per vincere si metterebbe anche contro di me. È qualche cosa di molto forte questo, ma allora perché qui no. Cioè, io capisco il momento di rabbia in cui tu possa aver detto questo e quindi va tutto ridimensionato. Ogni tanto, però, un arrabbiato dice la verità. In qualche modo manifesta uno scontento dentro di te da parte tua nei confronti di tua sorella, perché non saresti mai arrivata a dire una cosa del genere, seppure arrabbiata, capisci? Certo, no, ti spiego. Allora, è vero, io ho sempre spronato Lulu, le ho sempre detto anche quando Manu era andato via e lei voleva andare via con lui, ho detto: no Lulu, ti prego rimani, perché secondo me tu puoi vincere, e non mi mettevo mai nel dire arriviamo in... cioè non mi vedevo io in finale, io mi vedevo già che ero andata a casa il 14 febbraio. Sì. Quando io, piano piano, ho iniziato, oltre a sostenere Lulu, a sostenere anche me, e ho visto che a Lulu un po' non è che le dava fastidio, però lo vedevo che diceva... Sì, ma perché... quando mai che ogni volta che facevano le nomination io dentro di me speravo, ovviamente non è che potevo andare da Tizio Caio Sempronio a dire... Comunque Jessica dovrebbe avere un po' più polso. E questo è questa la verità, perché a Lulu gli permettono tutto queste sorelle. E l'hanno un po' troppo messa sotto questa campana di vetro. Sì, è quello il problema, perché lei vedi che vive molto... Questo è un lato di Lulu che non mi piace, nonostante tifo oggi per lei, perché vive troppo nell'apparire. Cioè a lei interessa apparire più di ogni altra cosa. E invece ecco, in questo caso Jessica... che anche lei ha dei lati che magari non mi piacciono, poi se c'è modo e tempo ve li racconto, però è un po' più un essere, no? Un po' più essenza, cerca comunque di guardarsi dentro, e invece Lulu no, Lulu è tipo buffo. È un po' più orientata anche verso l'altro, Jessica. Ma ascoltiamo. Sì, Jessica sì. Anche di mostrare qualcosa agli altri e a se stessa. Che allora Lulu, sii sincera, Jessica ha ragione? Se vincesse Jessica il Grande Fratello ti dispiacerebbe? Ma non è che mi butto dalla finestra, insomma, se vince lei. Però è ovvio che tutti noi qua dentro speriamo di arrivare noi. Sperate di arrivare, certo. Magari... Quindi tu sogni la finale di vincere per te. Ma certo, se no non sarei... Allora, prima di passare a un altro momento, voglio sentire Clarissa. Mamma mia, però... ma che brutta risposta. Sì, è brutta, però... Sentiamo Clarissa, ragazzi. A questo
cioè ha mostrato anche un volto un po' diverso sostanzialmente. Certo. Da dove allora, trae origine? A casa, Clari. Com'è lui? Alfie, allora intanto vi voglio salutare. Clari! Allora vi dico subito che quello che ho visto non mi piace per niente. Sono arrabbiatissima, se stavo là vi avrei strappato l'extension. E poi veramente io sarei bastata per la sorella cattiva. Che la sorella cattiva, tra l'altro, tra le tre sono io. Peccato perché lo sapete. Però vi voglio dire una cosa. Allora, prima cosa, Lulu, tu devi stare più serena, perché lo sai, Jessica ci ha sempre fatto da spalla tutta la vita e lo so che senza di me c'è stato poi un disequilibrio tra tutte e tre, però tu sei perfetta così come lo è lei. Lo so che poi siete stanche. Ma in casa com'era Clari, Lulu? Lulu è sempre stata la sorella più coccolata, come è giusto che sia, perché aveva tante situazioni troppo nella sua vita che l'hanno fatta soffrire, ma io in primis mi ci sono messa a coccolarla con tanto di quel. Ma è vero che il suo nome era legato al suo stesso. Ma certo, lei rappresenta il suo nome, Yeshima Beth, padrona del mondo. Lei rappresenta il suo nome. Cioè, lei come nome, come si chiama veramente lui? Il suo nome etiope, Yeshima Beth, vuol dire padrona del mondo. Padrona del mondo, quindi tu eri anche padrona di casa. Appena è nata, lei era già la padrona del mondo. Adesso capisco tutto io questa roba. Però, ragazze, seriamente, io e mamma ridevamo, però ci fa anche male vedere questo, quindi placatevi e va bene così, ok? Clari, dai del supporto. Che mi mancate, sono esaurita senza di voi, non so consigli pure per fare le unghie, non so quello che devo fare. Clari, sai qual è il fatto? È che Jessie sparisce. Lulu, va bene. Io e voglio stare con lei, perché come ho detto ieri nel confessionale quando me l'hanno chiesto, e stavo dicendo prima ad Alfie, ma non ho avuto il tempo di finire, questo programma sta per finire, io comunque con le persone a cui sono più legata voglio vivermi tutti i momenti che possono più belli. Amore, ma con sorella ci vivi sempre, tua sorella la vivi anche con le geste. Beh, però guardate ragazzi, che è spietato il grande fratello in questo, perché immaginate una lotta, anche quello che dicevano loro adesso, no? Tra sorelle, una finale, una vittoria, cioè è una competizione veramente, si può dire, bastante.